Aspetta, sì. Mi stavo grattando l'occhio. Ok. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Bentornati e bentrovati su questo canale. Dove continuiamo la nostra rubrica su argomenti a caso e quindi oggi vi parleremo di... Gatto che mi sposta il cellulare. Gel igienizzante per le mani. Sappiamo che è un argomento che in questo periodo va molto di moda. Volevamo giocare a fare i piccoli chimici e provare a creare un gel fatto in casa che può essere utile poi nella vita quotidiana, indipendentemente dal coronavirus. Esatto. Parliamoci chiaramente. Ci tenevamo a fare questo video anche perché abbiamo visto alcuni video che girano dove vengono mixate le cose più disparate. Alcune hanno senso, altre ci piacciono meno perché la concentrazione di alcol è sottostimata. Quindi se devi fare qualcosa, falla bene. Altre sono francamente pericolose. Francamente pericolose. Ho visto mixare candeggina e alcol, cosa che assolutamente non va fatta, è pericolosa. Cioè, se tu vai su Google e digiti mischiare alcol e candeggina, il primo risultato che il primo risultato che trovi è un sito che dice 13 cose da non mischiare mai nella vita. Perché mixando alcol e candeggina potreste generare dei prodotti pericolosi tipo come cloroformio. Quindi inutile che comprate prodotti bio se poi respirate. Il fatto è che di fronte al panico e di fronte alla percepita necessità di correre ad accaparrarsi i prodotti igienizzanti per le mani, sappiamo bene come è andata a finire, ovvero scorte salite nei negozi, ammucchine in internet a prezzi esorbitanti, e quindi creiamoceli in casa noi. Facciamoci galenici. Ingredienti semplicissimi, ovvero alcol, e noi abbiamo recuperato l'alcol puro, quello che trovate al supermercato, quello per fare liquori, questo è a 96 gradi, e l'acqua meglio se distillata, noi abbiamo l'acqua da rubinetto. Abbiamo anche del gel di aloe, noi ce l'abbiamo al 99%. È inutile creare soluzioni fai da te che poi non sono efficaci, perché il disinfettante per le mani, per essere efficace, deve avere almeno il 60% di concentrazione di alcol. Se fai una soluzione a concentrazione di alcol troppo bassa sarà inefficace, se lo fai troppo alta ti bruci le mani. Poi, optional, se ce l'avete a casa potete prendere un qualsiasi olio essenziale e mettere delle goccine all'interno, ma serve solo ed esclusivamente per un aroma un po' più gradevole. Quindi ricapitoliamo la nostra ricetta, che vedete qua in sovrimpressione, che apparirà a un certo punto nel montaggio. Cominceremo preparando 100 ml di soluzione. Su 100 ml noi andremo a mettere 62 ml di alcol circa, 25 ml o grammi di gel di aloe e i restanti 12-13 ml di acqua fino a raggiungere i 100 ml. Aggiungeremo delle gocce di olio essenziale per dare un po' di aroma, ma non è necessario i fini della ricetta. Iniziamo! Per misurare tutti i nostri ingredienti utilizzeremo questa bellissima bilancia di assoluta ed estrema precisione, ovvero bilancia per pesare alimenti in cucina comprata al discount a 15 euro. Ma che dici? Sarà solo 9 euro questa bilancia, questa è dal cinese credo. Inizierei dalla parte più densa, creiamo appunto un fondo con i 25 ml di gel di aloe vera. Ok, 25 grammi, sì. Andiamo ad aggiungere l'alcol, 62 ml circa, quindi diciamo che dobbiamo arrivare a 87 grammi circa. Dovremmo andare mescolando probabilmente nel frattempo. Non posso aiutarti! Non potete vedere la quantità di alcol che mi sta gocciolando tantosto. Va bene, ancora un po' concentrato. E andiamo a mescolare. Se volete un risultato un po' più denso dovreste aggiungere carrageenan. E aggiungiamo un po' di acqua per arrivare ai 100 ml. 101 ml, le proporzioni saranno lievissimamente alterate. Vogliamo aggiungere una goccia di olio essenziale? Ma sì. Vediamo che odore fa questo. Fa odore di cocktail. 3, 4. Metti un'altra parte. Vedi il cucchiaino? Il mio cucchiaino stanno succedendo delle reazioni chimiche strane. Ed è così ragazzi che si prepara un buonissimo Long Island Iced Tea. Ed ecco l'imbutino. È troppo piccolo. Non so dove tu l'abbia recuperato, ma è stupendo. Sai di vodka fizz? Ha un casino. Ciao, amiciore! Ok, ci sono. Vai. Quanta professionalità. Ciao, gatto. Micio, spostati! Micio. Vabbè, comunque, qua è pieno. Ok. Okay. Serve una parata cavia e proverà a spruzzarsi questa mistura sulle sue mani. Non è sgradevole, l'odore è quello classico della mucchina gel.
Non è affatto male. Evapora subito. E sulla pelle in realtà è morbido grazie all'insolazione dell'alveo. Non brucia. Voglio subito provare a fare un'altra formulazione, magari stavolta provando a non mettere l'acqua, fare soltanto alve e alcol. Proviamo. Facciamo le 50 ml così non sprechiamo ancora prodotto. Verrebbe fuori una proporzione, quindi con 30 ml di alcol e 20 di gel. E proverei stavolta anche andare mescolando magari uniformemente man mano che aggiungo l'alcol. Mettiamo 20 grammi di gel. Sembra che mi stia mettendo tantissimo. Sì. Chissà che la bilancia professionale non perda qualche grammo di tanto in tanto. Tipo da 17 sono diventati 19 senza fare niente. Ma lui lo capisce dopo. Sento che questo è il grammo che ci manca. Siamo a 19. Sento da che tipo 3 secondi. Sento che s'aspetto diventa 90. Oh. Io credo che questi siano 20 grammi. Ah no, E adesso proviamo ad andare mescolando mentre io aggiungo piano piano piano. Però il problema è che se tu mescoli e fai pressione, giustamente, la bilancia spasa e non so più quanti grammi sono. Allora facciamo che io mescolo, poi mi fermo e tu controlli. Ok. Micio! Guarda con la zampetta che vorrebbe spostare il telefono. E abbiamo ottenuto 50 ml di soluzione o 60% di alcol. Aggiungiamo giusto 3 goccine di olio essenziale al limone. Perché sono fighi gel, perché costano e tutto, perché oltre a contenere tutta un'altra serie di sostanze, magari eccipienti e quant'altro, contengono tutte quelle belle sostanze chimiche che li fanno gelificare, appunto, che li rendono sempre pronti alla spremitura all'utilizzo. Che non vuol dire che voi non possiate andare su qualsiasi sito e comprarlo. Esatto, semplicemente vi verrà una ricetta leggermente più costosa, perché la carrageenina la trovate a circa 13 euro ogni 100 grammi. Però è anche meno comodo da sviluppare, così noi siamo andati al supermercato e abbiamo già tutto. Andiamo. Per queste cose liquide lo spruzzino è molto più comodo. Al solito senti l'alcol che ti rintrona la base del cervello. Confermo la sensazione gradevole sulla pelle. Questo dà più la sensazione dei classici gel disinfettanti, che alla fine ti lasciano un po' quell'appiccicaticcio che a poco tende a sparire, già sta sparendo del tutto. Quindi qual è la ricetta preferiamo? Preferisco quello con un po' d'acqua. Per sensazione sulla pelle mi piace quello perché questo appiccicaticcio non lo sento. Ma tutti i classici gel però te lo lascio. E questo tu sta lasciando, anzi meno come dei classici gel. Comunque ragazzi, il concetto è questo: gli ingredienti sono 3: acqua, alcol e gel di aloe. Finché usate questi 3 ingredienti potete pasticciarci più o meno a vostro piacimento. Certo, non fate una soluzione al 90% di alcol. In realtà basta aloe e alcol. Già mixando quei due va benissimo. Sì. Manca la densità, però se volete densità aggiungete carrageenina. Molti chiedono se si può utilizzare l'alcol, quello rosa, quello classico. Me l'ho posto anche io il dubbio. Abbiamo scoperto che sì, si può utilizzare, meglio quello alimentare, anche perché credo che quello rosa sia con meno grammi. Comunque fa anche più puzza. Però se potete vi consigliamo di comprare quello alimentare piuttosto che creare un prodotto che comunque non utilizzerete perché fa schifo. Cioè l'odore è veramente pessimo. È inutile che poi cercate di compensare con gli oli essenziali e con l'aloe. No. Se poi puzza di alcol per arrostire. È un piccolo investimento per litri e litri di gel per le mani che utilizzerete per tutta la vita. Sì. Oppure vi fate super alcolici in casa. Fermentate le mele, le prugne e vi fate il vostro alcol. Vi fate la grappa. Soprattutto vi raccomandiamo, il gel igienizzante per le mani è uno strumento utile per quelle che sono le corrette misure e procedure di disinfezione, riduzione del rischio di trasmissione di patogeni, virus e batteri da un soggetto all'altro. Non è uno strumento indispensabile al punto che se non l'avete dovete correre al mercato nero a comprarlo a 200 euro all'ml. Cioè se vi lavate le mani è pure meglio. Esatto, lavandovi le mani frequentemente con acqua e sapone. Questi gel sono comodi perché quando sei in giro e non hai modo di poter lavare le mani, ti dai una spruzzatina. Per ora noi notiamo che la gente evita di stringere mani, ci lascia i soldi sul tavolo e scappa, non ci saluta più col bacio. Tutte comunque norme di che genere. A me non dispiacciono comunque. Grazie mille per essere stati con noi. Se vi va, se non va a noi, se reputate utile questo video, mettete un mi piacino e subscribe. Sì, voleteci bene. Noi ci siamo divertiti a giocare a fare i piccoli chimici e speriamo possa anche essere stato utile. Un saluto e alla prossima avventura o esperimento bislacco. Baci! Baci! Aspetta, vogliamo fare una transizione finale come quelli che fanno le mani? Cioè? Ok, 3, 2, 1, baci! Baci!